Message in a Bottle, un podcast di Paolo Butturini di attualità e umanità varia. Prima puntata, le parole che contano. Brusca accelerazione del caro vita a gennaio. Domani parlerà la Banca Centrale Europea. Vorrei affrontare con lei la questione degli effetti sulle imprese e della volatilità dei mercati finanziari. I mercati sono pragmatici, quindi guardano alle cose concrete. Se il caro vita accelera, le banche parlano. E i mercati? Quelli, mentre si volatilizzano, scoprono di essere concreti. Ma anche, come ha scritto il Sole 24 Ore tempo fa, di avere già abbastanza grattacapi cui pensare. Il lessico del giornalismo economico si è ormai imbevuto di metafore stantie. Parole, direte voi. Sì, ma parole che contano. Muovono impressionanti montagne di denaro, condizionano politiche e governi e in ultima istanza la vita quotidiana delle persone. Questo valzer di borse, mercati, prezzi, beni e materie prime ci viene raccontato con lo stesso meccanismo delle favole di Walt Disney, ovvero antropizzando. Come se alla base di questa danza non ci fossero decisioni prese da esseri umani, ma un unico grande burattinaio, il mercato. Io non creo niente. Io possecco. E noi facciamo le regole. Le notizie, le guerre, la pace, le carestie, le sommosse, il prezzo di uno spillo. Tiriamo fuori i conigli dal cilindro mentre gli altri seduti si domandano come accidenti abbiamo fatto. Non sarai tanto ingenuo da credere che noi viviamo in una democrazia, vero, Buddy? È il libero mercato. Gordon Gekko sintetizza alla perfezione. Il protagonista di Wall Street, film di Oliver Stone del 1987, interpretato da Michael Douglas, spiega poi che alla base del libero mercato c'è un desiderio antico, l'avidità. Dicevamo dunque le parole. Un grande intellettuale come Pierpaolo Pasolini, nel 1974, articolava una contrapposizione fra sviluppo e progresso che si adatta incredibilmente bene ai tempi che stiamo vivendo. Tra sviluppo e progresso. Tra le due parole c'è una differenza enorme. E tutte le polemiche che sono nate in seguito a alcune cose che io ho scritto, in realtà si basano proprio su questo equivoco, cioè confondere lo sviluppo con il progresso, che invece sono due cose non soltanto diverse, ma addirittura opposte e per quel che riguarda, nella fattispecie, questo concreto momento storico, addirittura inconciliabili. Infatti questo sviluppo, non parlo dello sviluppo in generale, ma questo storico sviluppo, chi è che lo vuole? Lo vuole la destra economica. Non parlo nemmeno della destra ideologica o del fascismo, no, parlo proprio della destra economica. È evidentemente difficile definire quale sia oggi il potere reale. Anziché chiamarlo potere con la P maiuscola, chiamiamolo pure i nuovi padroni. È chiaro però che questi nuovi padroni non corrispondono più perfettamente a quelli che noi siamo stati abituati a considerare padroni da molti anni a questa parte. E questi nuovi padroni vogliono lo sviluppo, la creazione, la produzione intensa, disperata, ansiosa, smaniosa di beni superflui. Mentre in realtà coloro che vogliono il progresso vorrebbero invece la creazione, la produzione di beni necessari. Necessari da una parte, superflui dall'altra. In estrema sintesi, potremmo dire che il futuro si gioca nella scelta fra queste due parole. Chi farà questa scelta? Cittadine e cittadini consapevoli e informati? O il mercato. Avete ascoltato Message in a Bottle, attualità e umanità varia in un podcast di Paolo Butturini. Alla prossima puntata.
necessari da una parte, superflui dall'altra. In estrema sintesi, potremmo dire che il futuro si gioca nella scelta fra queste due parole. Chi farà questa scelta? Cittadine e cittadini consapevoli e informati o il mercato?